Cari amiche e amici, buonasera e ben ritrovati. Oggi parliamo di musica. Nel nostro percorso, nel percorso che abbiamo intrapreso nel mondo della scuola e come la scuola, il mezzo scolastico ci può portare a diventare dei musicisti e anche dei docenti nel mondo scolastico, siamo partiti dalla scuola media di indirizzo musicale, siamo passati dal liceo musicale. Oggi non andiamo al conservatorio, andiamo a chi il conservatorio l'ha già frequentato, chi ha già intrapreso questa carriera, chi si è già attestato e diventato docente ed è comunque già diventato anche artista, ci allieta le nostre vite con la propria arte. E in questa breve introduzione, giusto un accenno al percorso. Al di là di, come abbiamo già parlato nelle scorse trasmissioni, al di là di intraprendere una scuola media di indirizzo musicale e poi successivamente il liceo, ovviamente si può anche chi ha propensione a studiare musica, direttamente c'è anche l'accesso al conservatorio. E quest'oggi i due cari ospiti, me li aiuterò a presentarvi, i due cari amici di cui sono onorato, mi hanno dato hanno accettato il mio invito. Entrambi hanno frequentato, eccoli qua, eccoli qua. Abbiamo Aquilino De Luca, ciao Aquilino, ben ritrovato, e Andrea Sabatino. Ciao, buonasera a Ormai due tutti. musicisti affermati. Loro hanno intrapreso direttamente la strada del conservatorio come me non sono proprio di primo pelo, insomma, quindi diciamo la loro epoca non c'era ancora nemmeno il liceo musicale. Direi dei capelli, quelli ci accomuna questo problema. Io ne ho qualcuno, ma giusto così per copertura. Dicevo, l'accesso al conservatorio per chi vuole diventare musicista permette, addentrandoci a quello che è anche il mondo della docenza, una volta preso il diploma di conservatorio, poi si può anche successivamente prendere anche il diploma di secondo livello, ma già col diploma di conservatorio, nel mondo scolastico italiano si ha accesso addirittura a ben 6 classi di concorso, ovvero materia di insegnamento. Con il solo diploma di conservatorio si può insegnare musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quindi appunto i licei, musica nelle scuole medie, quindi istruzione secondaria di primo grado, poi storia della musica, per cui però deve essere congiunta una laurea in musicologia o in beni musicali, a corroborare il diploma appunto di conservatorio, poi strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Poi abbiamo anche teoria, analisi e composizione, per cui ci vuole comunque un apposito titolo del conservatorio nel corso di studi, anche di accompagnamento, teoria e pratica musicale per la danza. Come vedete, il conservatorio dà accesso anche al mondo scolastico qualora il professionista della scuola voglia anche intraprendere la carriera della docenza. E appunto i nostri due ospiti attualmente loro sono anche docenti, sono dei affermati musicisti e parleremo soprattutto della loro carriera, ma sono attualmente docenti, appunto insegnano nelle rispettive. Mi sembra Andrea, tu nella scuola media. Conservatorio a Rodi Garganico. No, attualmente insegni nella scuola media comunque, giusto? Sì, e anche il Invece conservatorio a Aquilino. Rodi Garganico. Ah, anche il Io sono su conservatorio, Bari. ah, scusami. Io invece sono su Su Bari, la Bari. scuola media Bari, sì, scuola media Santo Mauro di Bari. Ecco. Parliamo un po' del vostro approccio, come stavo dicendo, al mondo della docenza e al mondo della musica, ovviamente. Prima viene quello della musica. Dai, Aquilino, raccontaci un attimino da dove è nata la tua propensione, la tua luce che ti ha guidato verso il mondo della musica. Sicuramente una luce congenita, nel senso che nasco da genitori musicisti entrambi, mamma musicista, fisarmonicista classica, padre musicista autodidatta, comunque lavoratore dello spettacolo ai tempi del piano bar, che oggi non esiste più. Quindi mi sono arrampicato sugli strumenti ai primi 3-4 anni di vita.
Loro si sono accorti di questa mia attitudine, di questo orecchio musicale, e come con tutti i ragazzini che all'inizio vogliono giocare, mi hanno quasi imposto di frequentare questo strumento che suono tutt'oggi, che è il pianoforte. Dopo un po' di fase di avviamento privata con mamma in particolare, poi mi sono dedicato allo studio vero e proprio, quindi il mondo della musica classica, all'età di 14 anni in conservatorio, all'età di 21 anni, un po' prima del tempo, mi sono diplomato, ho conseguito il diploma. E quindi un approccio sia nel campo della musica leggera, strada facendo, e anche per ovvi motivi nel campo della musica classica, perché tutto il mio periodo del conservatorio mi ha visto principalmente attivo nel campo della musica classica. Scusami, Aquilino, quanti anni dura mediamente un corso nell'Accademia, scusa, nel Conservatorio? Sì, dura 10 anni. Io diciamo che ho un pochettino accelerato, non per mia volontà, perché poi una volta approcciatomi allo studio nel conservatorio mi hanno proposto di essere, insomma, di fare i compimenti un po' prima del tempo, perché probabilmente mi ritenevano già maturo per fare questa cosa. Infatti, dai 14 ai 21 anni ho completato il mio percorso di studi. Ah, accidenti, quindi hai accelerato un bel po', insomma, nei 7. Sono 7 anni anziché dei 10. Ma nel conservatorio tu hai scelto uno strumento, no? Al di là dei tuoi genitori, il tuo DNA, la tua famiglia ti ha accompagnato, ovviamente, in questa, hanno sentito che c'era l'orecchio musicale, ovviamente, innato in te. Ma nel conservatorio, ovviamente, il percorso non è solamente mirato al tuo strumento, si approccia a più strumenti, se non erro, giusto? Allora, no, ti spiego, chi fa pianoforte ha la fortuna di studiare il pianoforte e studia soltanto il pianoforte, quindi soltanto i tasti bianchi e neri. In altri casi di altri strumenti, quali ad esempio strumenti a fiato, c'è il pianoforte complementare. Sembrerebbe che il pianoforte sia così importante, per cui sì, sicuramente a livello armonico, Beh, il che pianoforte la fa un serve po' da un padrone, certo. infatti. Sì, serve propedeutico per chi studia altri strumenti, come magari strumenti a fiato, violino e quant'altro. Pianoforte invece è un corso a sé per chi fa pianoforte principale, come nel mio caso, e il corso prevede lo studio solo del pianoforte. Ovviamente, come per tutti gli strumenti, si studiano materie teoriche quali armonia, storia della musica. Altre attività tipo canto corale, tutto quello che comporta la formazione a 360 gradi del musicista. Però, per quanto riguarda lo strumento, si studia il pianoforte. Ok, quindi Andrea, passo a te. Intanto, invece, com'è stato il mondo della musica? Ma diciamo, sicuramente è molto simile il mio approccio a quello di Aquilino. Perché anch'io sono figlio d'arte. Mio padre ha suonato per una vita lo strumento in banda. Lui era, diciamo, un solista quando la banda negli anni d'oro, quindi parliamo gli anni che vanno a cavallo tra gli anni, insomma, 70, 80, 90, insomma, quando le bande da giro erano tanto quotate, insomma, ecco, quindi papà suonava il trombone, faceva il solista, quindi c'è stato fin da sempre in famiglia, diciamo, quest'arte, questa passione per la musica che, insomma, sentivamo sempre lui suonare, quindi ti lascio pensare, insomma, che avevo 3 anni quando ho preso la prima volta la tromba in mano. Non volevano neanche darmela in mano perché era talmente, cioè io ero talmente piccolo rispetto alla tromba che avevano paura che potessi farmi male, insomma. Però diciamo che quell'istinto, no? Quella voglia era talmente grande che poi alla fine praticamente ho vinto io e quindi Mentre niente, sei mi è andato cresciuto a pane, pane e musica anche tu, insomma. E il tuo sì, ingresso al esattamente. conservatorio invece?
mi dicevi diciamo che è entrato che ho presto bruciato le anche tappe. Sì, ho bruciato le tappe, diciamo, perché io ho iniziato a studiare con il maestro del paese che avevo praticamente, grande maestro, lo ricordo, Franco Mazzeri, oggi non c'è più, cui sono molto legato per tutti gli insegnamenti che mi ha dato, insomma. E quindi ho iniziato con lui, già a 8 anni praticamente facevo il primo anno in conservatorio. Mi sono diplomato che ero minorenne, avevo 17 anni, insomma. E quindi ero per eccellenza il musicista classico. E facevo, insomma, le orchestre, facevo i concerti da solista per tromba, orchestra, insomma. Ero prettamente un musicista classico. E non Quindi tu nel ascoltavo conservatorio, jazz. rispetto ad Aquilino che nasce, che ovviamente con il pianoforte, diciamo, la fa da padrona un po' come strumento, hai dovuto studiare nel percorso di conservatorio, oltre che il tuo strumento prediletto, la tromba, anche pianoforte, giusto? Sì, facevo pianoforte complementare, tutte le altre materie che erano, diciamo, quelle basilari, no, che si fanno in conservatorio, che sono armonia, storia della musica, solfeggio, teoria, insomma, e tutte queste materie. Ho fatto 7 anni in tromba, poi ho fatto degli anni di tirocinio, poi ho fatto diciamo, il diploma in musica jazz vecchio ordinamento, che era proprio la specializzazione in musica jazz generica. Oggi ci stanno invece i corsi specifici di strumento per quanto riguarda il jazz. Quindi ho fatto altri anni per potermi, diciamo, per poter prendere anche il diploma in musica jazz. E quindi diciamo che il percorso di musicista classico che ho fatto fin da bambino poi mi ha portato verso nuovi altri generi. Beh, ho scoperto questo mondo così grande, questo mondo meraviglioso che è il mondo della musica moderna, in particolare della musica jazz. Il jazz mi ha aperto un po' la testa, un po' anche il mio modo di pensare e fare musica. E fermo restando che io amo la musica a 360 gradi, per me qualsiasi tipo di musica che ascolto, perché ne ascolto tanta. Però la tua predilezione ti ha portato, insomma, alla Sì, musica sono jazz. musicista, Ora, oggi sono musicista jazz, suono jazz, ho fatto, in questi anni ho fatto tante cose, tante belle cose, ora insomma. parleremo anche della vostra carriera musicale. E poi entrambi, attualmente, come dicevo, siete docenti, Sì, ho avuto la fortuna apparentemente, anche nel di mondo poter insegnare scolastico. Detto, con ahimè, diciamo in tempi normali voi musicisti di solito avete la doppia arte, quella della docenza, e poi quando normalmente i docenti sono in vacanza, voi invece l'arte è la vostra arte, quella che è il fare musica. Ovviamente il periodo non è dei migliori per entrambi, sappiamo benissimo che il mondo musicale, il mondo dell'arte in generale sta soffrendo un bel po'. Qualche giorno fa sulle nostra Apulia Web TV è stato intervistato anche tipo Claudio Sgura, che è un soprano che mi onoro essere, è onoro essere mio concittadino. Ci ha spiegato anche come il mondo del teatro sta soffrendo di questa chiusura. Sì. Speriamo di vedere prima o poi la luce in fondo al tunnel, insomma. E quindi allo stato attuale, diciamo, la vostra arte, però io so che c'è una collaborazione inaspettatamente. Nel momento in cui vi ho contattato e avete accolto gentilmente il mio invito, vengo a scoprire nemmeno che c'è una collaborazione tra di voi, e poi avremo una sorpresa in merito. Mi rivolgo di nuovo a te, Aquilino. Mentre la tua carriera da musicista, che strada hai intrapreso? Io so che tu hai anche importanti collaborazioni, parlacene un attimo. Allora, come ho detto all'inizio, mi sono formato, quando ho iniziato a farlo seriamente, nel campo della musica classica. E quindi i primi concerti veri che mi riguardano sono proprio in ambito classico, per cui
vengo da Chopin, da Beethoven, da sale da concerto dove si respirava all'epoca, la si respira anche oggi, fortunatamente si respirava la musica, quella cosiddetta seria, non perché l'altra non sia, ma quantomeno come approccio, come mood musicale. Pertanto, nel frattempo che comunque studiavo e frequentavo il conservatorio, frequentavo il liceo, fra un concerto e l'altro, fra una pagina di Beethoven e l'altra, scappava la musica pop, anche quella jazz, perché no? Questo per dire che, vista la mia genesi, venendo da padre musicista, frequentatore di sale, piano bar e quant'altro, è stato impossibile per me non approcciarmi anche al genere di musica leggera, la musica pop, la musica, quella, come diceva Andrea, che ci apre la mente. Pertanto, parallelamente alla carriera classica, ho iniziato ad approcciarmi a questo genere e questo mi ha portato a collaborare su più fronti con artisti più o meno importanti, ma sicuramente più importanti di me, collaborazioni con qualche cantante del mondo dello spettacolo, anche di un certo livello sono contento. Mi è capitato di accompagnare persone di spicco che abbiamo anche magari visto sui palchi di Sanremo, non mi piace andare nello specifico, però ci tengo a dire una cosa, grazie all'orecchio che mi ha sempre accompagnato, io non mi reputo chissà quale musicista, però reputo di essere stato fortunato, e questo non è bravura, è un dono, quello di aver avuto un orecchio musicale che mi ha permesso di essere sempre versatile in tutti i contesti musicali. Pertanto mi sono divertito nella mia vita, a dispetto di quello che oggi un po' tutti i musicisti stanno patendo, cioè il fermo musicale, mi sono divertito abbastanza. Fra le cose che mi sento di dire è che, così come ho suonato, ho avuto il piacere di suonare per Uto Ughi, così come per la scuola di Salvatore Accardo, ho avuto anche il piacere di incontrare Giorgia. Così come essere stato il pianista di, non so, il riferimento attualmente in Puglia per Cheryl Porter, che è una cantante di grido e non solo, è una vocal coach attualmente a livello internazionale con milioni di follower. E questo mi fa piacere perché fa parte, insomma, della mia vena pop, dato che la musica classica dopo i 30 anni, per ragioni di carattere, per scelta, è diventata soltanto un ricordo la mia carriera di musica classica dal punto di vista del pubblico. Per quanto riguarda il privato, suonare le pagine di Beethoven o di Chopin, quello c'è sempre, perché a differenza di musicisti autodidatti o che non hanno conseguito gli studi, mi posso ancora permettere di frequentare certe pagine di letteratura importante. E questa cosa mi dà la possibilità di star bene con me stesso e di sentirmi appagato di un percorso purtroppo sospeso, però, ripeto, ho avuto altre soddisfazioni. Saluto un caro amico, chissà se mi ascolterà, che è Uccio De Santis, che è uno dei personaggi che continuo, Covid permettendo, ad accompagnare nelle nostre peripezie, questo in tema molto più leggero ancora, nei nostri Lucio è spettacoli, in questo conosciutissimo, grande Lucio. fa parte delle ultime mie, diciamo, collaborazioni. Spero ce ne saranno altre, se toglieremo la mascherina, chi lo sa. Il grande Uccio con Tutto qua. Modù. Andrea, invece, dopo che dicevi hai avuto questo cambio di rotta verso la musica jazz, invece raccontaci un po' la tua esperienza musicale. So che hai fatto anche qualche disco, Andrea. Sì, un bel po'. È stato, diciamo, la svolta, chiamiamola così, la svolta è stata, se vogliamo, abbastanza curiosa, ma nello stesso tempo scioccante. Cioè, è successo tutto una sera che peraltro io ero uscito con i miei amici, io avevo 20 anni, 21 anni, 20 anni, ero uscito una sera con i miei amici e
mi chiama una persona e mi fa: devi venire assolutamente a Squinzano, è un paese vicino Lecce, dice che c'è un trombettista che suona da paura. Suona, c'è un concerto di musica jazz, il trombettista si chiama Fabrizio Bosso. Io all'epoca, ti parlo del lontano 2002, 2001-2002, neanche non sapevo chi fosse Fabrizio Bosso. Fabrizio Bosso oggi è uno dei, se non uno delle trombe, l'eccellenza della tromba nel jazz, sicuramente in Italia non solo. Niente, quella sera mi fiondai subito al concerto, arrivai là, mi sedetti come sono adesso, seduto a una sedia, praticamente niente, il mio inconscio, la mia testa, fu uno schiaffo morale, musicale, non so neanche come definirlo. Da quella sera praticamente io a fine concerto andai dietro alle quinte, dietro al palco, e dissi: io da questa sera incontrai il maestro Bosso e dissi: io da questa sera voglio iniziare a studiare con lei e voglio iniziare a studiare jazz. E così fu, cioè partì tutto da quella sera. Grazie a lui poi ho iniziato a conoscere un po' di persone, grazie a lui insomma ho iniziato a conoscere questo mondo, e poi man mano sono venute le prime collaborazioni. Grazie a lui ho potuto partecipare su un disco di Sergio Cammariere, e poi pian piano sono venute altre collaborazioni. Tra queste, diciamo, i primi dischi a mio nome, peraltro sono in attesa da circa un anno e mezzo dell'uscita del mio terzo disco a mio nome, perché il primo è stato Pur Soul, il secondo è stato Bea, e il terzo sarà Melodico, che è questo disco che ho registrato insieme peraltro a un tuo compaesano, che credo sia uno dei migliori fisarmonicisti che abbiamo in Italia. Lui è di Ostuni e si chiama Piccia Abbiamo registrato questo disco sul omaggio alla musica italiana. Sarebbe già dovuto uscire da un pezzo per la mia etichetta, che è la 12 Luna Records. Purtroppo, per i vari problemi di questa maledetta pandemia, ancora è tutto fermo, e quindi siamo in attesa. In tutto questo periodo poi siamo arrivate, diciamo, le collaborazioni, quelle più belle, io le chiamo così. Una tra tutte è stato solcare, insomma, girare qualche piccolo palco insieme a Mario Biondi. Ah, però. Sì, quella è stata l'esperienza, diciamo, più bella, anche perché insomma fui chiamato da un giorno all'altro a sostituire il suo trombettista all'epoca, che è ancora un altro grande della tromba nel jazz in Italia, che è Giovanni Amato. E insomma, lui non poteva, insomma, andare a suonare in alcuni concerti, fui chiamato io. E mi ricordo, vi racconto questo piccolissimo aneddoto, che mi ritrovai buttato su un palco a Lampedusa, al festival che organizza Claudio Baglioni, lo Scià, a Lampedusa. E quindi quella fu la prima data dove io mi ritrovai buttato su un palco davanti, solo al soundcheck credo ci fossero 5.000 persone, insomma. E diciamo che io ancora non ero abituato a questa capienza così numerosa, diciamo, poi un pubblico un po' più da pop, no, se vogliamo, perché i concerti di musica jazz, quelli proprio, diciamo, il jazz vero e proprio nasce nei club, no? Diciamo, nei piccoli posti di Quando si nicchia, parla no? di jazz, mi Quindi, viene in mente quei locali americani con luci soffuse, bravissimo, i cosiddetti fumo casper, no? Casper, e no? gente sul Quindi palco io mi che ritrovavo suda e butta su musica tutta più non posso. questo palco. Quindi io mi ritrovai su questo palco con una band da paura, il fior fior dei musicisti di jazz in Italia, quindi quella è stata veramente un'esperienza che mi ha toccato fortemente, che mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista, ecco. E quando devi fare lo step, no? Quando un top player fa lo step,
lì mi sono Esatto, ci sentito vuole quella un minimo, spinta, sì. Comunque l'incontro con no? Sì. chi è del mestiere, che ha un nome e una carriera alle spalle, ovviamente è una Eh sì, diciamo che devi tirar spinta fuori gli amici. maggiore. Ci sono tantissimi Lì ho capito musicisti che che magari tirar non fuori gli amici. riescono ad avere appunto quella spinta come ce l'avete avuto voi, nonostante la loro capacità, però oltre alla capacità c'è anche quel quid in più per poter fare il salto, insomma, diciamo. No, sono contento anche della tua collaborazione con il musicista, il vice musicista Giustini. Perdonami, puoi ripetere il nome che non si è sentito in quel momento? Vince abbracciante. Ah, è così. Sì, è un Io nome ridondante, Giustini, sì. credo sia insomma, uno dei migliori fisarmonicisti che abbiamo in Italia. Vabbè, per me è il migliore. Beh, messo Beh, di non sono il c'è una parte. bella tradizione di fisarmonicisti, lui sicuramente è fra i top, insomma, nel mestiere. Mentre passo a Sì. Aquilino. Aquilino, quanto vi manca il palco in questo momento? Voi so che state facendo comunque musica, sì, magari nelle sale di registrazione, così fra congiunti musicisti, però sento sicuramente vi mancano i palchi. Quanto vi mancano questi palchi? Allora, Giuseppe caro, intanto ti dico, in questo frangente si vive un po' di flashback, ogni tanto ci andiamo a guardare qualche fotogramma, qualcosa, ogni tanto si fa, giusto per non mancarci troppo, perché visto che praticamente non possiamo suonare, però quindi in questa fase viviamo di ricordi, sembra un po' patetica come cosa, però io lo dico nel senso positivo, nel senso che ci si ricorda che noi siamo anche quello e continueremo ad esserlo. Poi, se ci sarà ancora da attendere un mese o un anno, non lo sappiamo. Una cosa che mi sento di sottolineare, e credo che Andrea sarà d'accordo, il lavoro del musicista o dell'artista in generale è un po' diverso da chi fa qualunque altro mestiere, perché in genere chi fa un mestiere da ufficio lavora principalmente per lo stipendio, come tutti noi. Però i feedback sono sicuramente diversi, le emozioni sono diverse rispetto a chi sta sul palco. Io dico sempre, se io ho bisogno di uno stipendio mandato dal cielo senza far nulla, per me non sarebbe la stessa cosa. Io posso suonare anche gratis, però suono e mi emoziono. E questa è la cosa che ci manca. Perché non c'è nessuno stipendio, nessun valore, diciamo, monetario che tenga rispetto all'emozione che ci manca. Certo, lavorare per i soldi lo facciamo tutti ed è importante, no? Il compenso, però in questa fase ci manca prima che il compenso, prima che il compenso ci manca l'emozione del pubblico. A me capita di suonare sotto 6-7 mila persone, così come per 200 magari in un teatro. Vengo da suonare dal Bagaglino non so, al teatrino di provincia, così come Milano. Non è quello il problema. Il problema è suonare per qualcuno che ti ascolta. È quello che ci manca. Il pubblico, Pertanto, però l'aria consumata in quello che sei in teatro o comunque su un palco, immagino, e sì, quello è il coinvolgimento principale. Ti anche prego. perché mi sono nutrito da ragazzino di gente che mi ascoltasse già suonare il primo brano. Ricordo il mio primo concerto, avevo 7 anni, suonavo la Ciarda di Monti, questo brano particolare, molto, diciamo, per un bambinetto di quell'età era anche abbastanza virtuosistico. Però voglio dire, è proprio questo che ci manca, esserci abituati nel tempo a vivere di emozioni che sarebbero lo scambio di quello che è il ritorno del pubblico, questo ci manca tantissimo e non c'è compenso che lo possa ripagare. Però devo dire che 4-5 anni fa, quando decisi di inserirmi nel mondo della scuola, questa cosa mi ha appagato. E qual è il nesso? Il nesso è che anche i ragazzi emozionano tanto. Per cui in questa fase che non sto suonando, ricevere i loro sorrisi, il loro consenso, avere il
significa comunque proseguire un lavoro artistico, se non prettamente pratico di suonare, scambiare arte con loro e ricevere il loro sorriso, la loro attenzione è qualcosa che mi sta pagando tantissimo e va un attimino a fare da ammortizzatore a questa fase sofferta. Questo mi sento di dirlo. Sono pienamente d'accordo con Aquilino. Andrea, volevo collegarmi, sarei arrivato a questo punto, ovviamente questo stop, comunque come docenti, oltre l'emozione sul palco, è quello anche di dare la vostra arte, trasmetterla ai vostri discenti, ai vostri alunni. Poi Andrea, raccontaci anche la tua di esperienza e quanto ti manca anche a te il palco, e poi tu tra l'altro insegni anche al conservatorio, mi dicevi, giusto? Sì, vabbè, sì, il palco è. Non voglio aggiungere nient'altro a quello che ha detto Aquilino, cioè per noi chi vive sul palco ha vissuto in questi anni, chi ha fatto musica, chi ha portato musica, chi ha portato progetti su un palco può capire come siamo messi in questo periodo noi. A me dispiace soprattutto per tanti amici, per tanti colleghi che ho e che magari non hanno la fortuna come ce l'ho io, come ce l'ha Aquino, che sia, insomma, che in questo periodo non suonando, però stiamo insegnando e quindi, ahimè, riusciamo a fine mese, come si usa dire, no, a portare la pagnotta a casa. Perché magari hanno scelto di proseguire solo ed esclusivamente la strada dell'artista. E a me dispiace tanto per loro, mi dispiace soprattutto perché la nostra categoria, ahimè, in questo periodo non è poi tanto, insomma, tutelata come dovrebbe essere. E mi dispiace, insomma, sono vicino a queste persone insomma, che le penso tanto queste persone e mi dispiace di cuore per loro. Per quanto mi riguarda, invece, sono assolutamente d'accordo con Aquilino nel fatto di, insomma, di trasmettere ciò che insomma, la nostra passione, no, ai nostri ragazzi. Io ho la fortuna di aver insegnato e di insegnare sia nella scuola media che al liceo, ma soprattutto in conservatorio. Insomma, per quanto mi riguarda, no, è la mia massima ambizione, no? Perché voglio dire, insegnare il proprio strumento accostato poi al genere insomma, di musica che suono, e quindi il jazz, quindi insegnando tromba jazz in conservatorio, è stato veramente un traguardo che ho raggiunto e che ancora in parte, insomma, perché ancora diciamo, devo raggiungere ancora i miei obiettivi che mi sono posti, quindi, però già questo, già nel mio piccolo, insomma, è stata davvero grande questa esperienza e quella che sto continuando a fare con i ragazzi che mi seguono e insomma, trasmettere il nostro sapere, la nostra passione, la nostra esperienza, portarla e donarla a loro, perché noi dobbiamo fare questo, noi siamo chiamati a fare questo. Quando siamo su un palco siamo chiamati a trasmettere emozioni, emozioni. Io sono sempre dell'idea che se un musicista non trasmette emozione, un artista non trasmette emozione, non può fare arte, perché l'arte per me è principalmente emozione. E anche nella veste di docente. Andrea, mi avete trasmesso, mi state trasmettendo emozioni entrambi, perché dai vostri occhi proprio traspare, dalle vostre parole traspare la passione per questo. Già mi avete emozionato senza suonare, figuriamoci vedervi sui palchi a mostrare musica. Esco, la regia in questo momento ha trovato dell'immagine con Abbracciante, in questo momento è il nostro Questo segretario ve lo che anche ringrazio racconto, della questo regia. momento. Questo è anche, ve lo racconto, dicevo, questo momento. Questo è un live, è uno dei, forse dei primissimi live
di quando è iniziato, di quando abbiamo messo su questo progetto. E vi dico anche dove siamo qua. Qui siamo in una libreria molto bella a Barletta, se non erro si chiama Cialuna, se Cialuna, sì, credo sì, si chiami Cialuna, ed è stato uno dei primissimi concerti con questo nuovo progetto che abbiamo messo su, insomma. Con il Quindi mio paesano abbracciato, ho con vice scoperto. abbracciante esattamente. Ragazzi, noi ci avviamo alla conclusione di questa piacevole chiacchierata con dispiacere perché il tempo è volato e non ci siamo nemmeno accorti. Con voi, io mi sento di dire che potremmo stare ore e ore a parlare perché la vostra esperienza è talmente lunga che ci vorrebbero un paio di ore di trasmissione per poterla percorrere totalmente. Io sono presente con te per le parole che spero per il mondo musicale che sta soffrendo tantissimo, di là che degli aiuti che lo Stato per alcuni artisti stia dando, però ovviamente non sono né sufficienti e non Non vanno, sono come diceva sufficienti, non buon sono sufficienti. Aquilino, non vanno ad appagare soprattutto dal punto di vista pecuniario, escluso il punto di vista pecuniario, la passione per la musica, non vanno a colmare quella che è la voglia di fare musica. Io so che tanti musicisti e amici a volte spendono anche più di quel poco che guadagnano, pur di ampliare attrezzature, di aggiornarsi, di avere sempre tutto a portata di mano in merito a quelle che le attrezzature che sono fondamentali per il vostro lavoro. Ragazzi, io sono davvero felice di avervi ospitato, spero di risentirci, di poterci riabbracciare soprattutto quando tutto questo sarà finito, che vedremo la luce in fondo al tunnel, come si suol dire, e vi vedremo Faremo un di super mega nuovo qui sul palco. concerto, Penso che assolutamente. c'è Ma questa voglia, questa voglia. io voglio essere e sono assolutamente fiducioso e positivo che dovrà passare presto tutto. E quando ripartiremo, credo che ripartiremo con una consapevolezza in Una più, spinta. con una spinta in più e con un bagaglio di esperienza adesso ancora superiore, no? Credo che sarà davvero bello Sì, ne sono riportare convinto. la Come diceva musica. Quilino, adesso in questo momento vi siete un po' rivisti, però effettivamente è anche costruttivo rivedersi, perché magari in questa attesa, diciamo, forzata, il resto si tende anche a sopperire alcuni miglioramenti che ognuno di noi fa sulla propria persona, sul proprio modo di essere, sul proprio modo di suonare. Magari si cambia anche genere, si cambia assolutamente tutto quello che. E sono convinto che quando si potrà tornare in presenza, tutto il mondo, il comparto musicale e artistico esploderà perché c'è questa voglia di nuovo tornare sui palchi e sentire quello che dicevamo prima. Il profumo del pubblico. E io veramente vi ringrazio, grazie a te, Aquilino, grazie a te, Andrea, di essere stati con noi. E vi rinnovo l'invito ed esce presto. Attendiamo il tuo disco e le vostre collaborazioni. E adesso ci godiamo in chiusura. Come scusa, non ho capito. Verrò qui a presentarlo. Assolutamente sì, assolutamente. Quando voi. A disposizione. Vi ringrazio ancora, vi do un grande abbraccio e un saluto. E adesso in chiusura ci godremo quel bellissimo contributo in anteprima che ci avete fornito e vi do un abbraccio la prossima volta. D'accordo. Ciao, ciao Grazie Guino, ciao Andrea. Cari amici invece di a te. Ciao. Puglia Post Scuola, noi ci rivediamo alla prossima puntata. Avremo modo di ospitare altri artisti, altri docenti e di parlare sempre di questo mondo, anche quello dell'Accademia delle Belle Arti, quello che è l'altra parte dell'arte, non quella musicale, ma quella figurativa. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi lascio con questo contributo che ci hanno fornito i nostri gentilissimi ospiti e vi auguro una buona serata. Saluti.
sola sei l'amore, tu sola sei davvero. Prima di te lo giuro, non era stato mai. Ed ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando grazie solamente amore, avendo te ogni obiettivo. Ma l'illusione è pura finché non trova un posto, ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto. E poi vanifica i miei desideri in un anello, ne uccide i miei pensieri e lascia al posto l'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E la conosci così bene, e la conosci già a memoria, che potresti raccontarla con la mia storia.